Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, oggi vi porto in un posto particolarissimo che è aperto proprio oggi a Roma. Vi porto qua Fallo, ma prima di iniziare raga ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, tutto questo che dovete fare sempre, mi raccomando ragazzi. Quindi dicevo, ora vi faccio vedere sto posto sotto che diciamo è il nome del locale, diciamo fanno i così mi faccio vedere, vi faccio assaggiare qualcosa, vi faccio assaggiare con gli occhi, poi quando siete qua a Roma raga venite qua e vediate il posto e ora vi faccio vedere. E qua ci troviamo, come dicevo, a Fallo di Quaffol a Roma, in via Francesco Grimaldi 48. Ragazzi, guardate quanto è figo, ragazzi. Questa è tutta la zona dove preparano i waffoloni a forma di pene e bagiana, diciamo. E qua c'è tutti i cioccolati con tutti i cosi là, i cioccolati, i granellini di cocco e cosa. E questa invece poi ci sta pure la zona Instagram, diciamo, dove ti vieni qua ca tipa con gli amici tua, te fai la foto così a specchio. E infatti poi se vedete a questo posto gli piace anche ai personaggi famosi del genere, diciamo, come vedete Rocco Siffredi e tutti gli altri persone, diciamo, e tutte le altre cose. Quindi quando fate le storie ragazzi taggate di Quaffol. Che come lo fa il coso? Allora, qui abbiamo, beh, insomma, come mi pare fai? Che ci siamo proprio capiti, no? Abbiamo diversi gusti e poi insomma tu mi chiedi il gusto che vuoi, te lo inzuppo, te lo metto, me lo metti dentro, te lo metto dentro e poi ti chiedi quello che ci vuoi sopra. Lo facciamo come piace a te, come mi piace a me. Abbiamo nocciola, cioccolato bianco, cioccolato alla fragola, pan di stelle, vaniglia e pistacchio. Poi al secondo round vi spieghiamo i topping, se ce la fate ancora. Cioccolato bianco. Bianco. Cioè, chi piace bianco, esatto. Vediamoglielo bianco. Senti, mi passi per favore? Sì, certo, no, ti passo così. Prego, caro. Grazie. Bene, poi abbiamo i topping, che ci sono, questo qui sono oreo spezzettati, qui abbiamo le codette, sì. C'è il cocco e questo è il riso soffiato. Se no in alternativa abbiamo il pistacchio, il granella di arachidi. Senza morire e senza morire, ragazzi, sono per tutti i gusti, tutta la categoria. Io uso colorati. Ok, ecco, colorato e fantasioso. Eccoci. Perché mi avete fatto per me? A lei signorina. Occhio per te. Come mi fai vedere il tuo coso? Il mio coso. Fai vedere il tuo coso? Ma che fai vedere il coso anche per te, eh? Questo c'è anche per te. Tutti ce l'abbiamo. Perché poi a me mi fai vedere? Allora, io invece me la appoggi là il coso. Tutti. Allora, fammi... Ricordati di sbattaglielo un po', perché sennò dopo è troppo liquido. No, glielo sbatto bene. Allora, caro. Allora, quello a fianco al bianco, che cos'è? Nocciola. Nocciola, vai. Nocciola? Sì. Va benissimo, non troppo scuro, non troppo chiaro, ci piace. Nocciola. Allora, che topping ti ci metto? Mettimi questo qua, biscotto. Ora, croccante, lo sì, facciamo. Sì, bello croccoso, lo facciamo, diciamo. Bello croccante. A te, mio caro, okay. Attento, che morde. E niente ragazzi, mi mangio il mio e Miki se mangia il suo. E ragazzi, mo se mangiamo il coso, se mangia con la bocca, amore. Con la bocca e mo. Vediamo come lo mangi. Com'è? È buono? Certo. Niente ragazzi, io vi faccio vedere come mangio il coso, un po' inquietante, diciamo, però ecco. Yeah.
darsi altro morso al coso, diciamo. Bello, a me piace perché... Mi piace perché è bello proposto, diciamo. Cioè, stai, il biscotto che... Oddio, me lo fai zuppare nel coso bianco? Comunque. Ragazzi, inzuppo il coso nel coso suo bianco. Quindi così assaggio pure il coso bianco, raga. Così. Vieni. Stiamo a fare casino, raga. Ma fa il casino. Raga, a me io l'ho finito il mio pisello, diciamo, il mio waffle, diciamo. E a me mi ero preso nocciola e biscotto Oreo, diciamo. Mickey invece l'ha preso cioccolato bianco e praline. Era, a me piaceva il coso del morbido croccante, capito? Molto, molto così, diciamo. Era buono, raga, era buono. E poi c'è il biscotto, quanto adesso l'ha fatto. Quindi era pure anche bello caldo, diciamo. Quindi era tutto. Mickey ovviamente sta sporca del cioccolato bianco in faccia, che è molto ambigua come cosa. Cioè, raga, guardate ma io vedevo mani. Vero, hanno preso tanto di quel lavoro che fa una cosa, cosa che cosa, io invece l'ho finito, questo lo porti a casa, lo tieni per ricordo, che lo famo con manichetta, vabbè ragazzi, poi vi faccio vedere un'altra cosetta che fanno, raga. Raga, mo ve faccio parlare, facciamo qualche domanda a questi qua che ci lavorano, che fanno sti cosi. Senti, come sei venuta a conoscenza di sto posto qua che stavano a fare? Questo posto che stavano facendo? Sì. Allora, quando ci hanno fatto la proposta, lavoravo in un altro posto, mi hanno fatto la proposta di lavorare qui perché è il primo posto che abbiamo aperto a Roma ed è divertente. E quindi se piace fa, diciamo, peni ovunque, peni e bagiane ovunque. E qua fa questo fanno, raga. Qua, quando venite qua chiedete a, come ti chiami? Giulia. A Giulia e Matteo. Giulia e Matteo che ve fa se sei. Ve lo diamo noi. E ve lo danno. Lo facciamo insieme. E ve lo fanno insieme. Cosa ne pensi di sto posto? chiediamola a loro, cosa ne pensi di sto posto? L'hai presa in contropiede. Lei ha un'altra forma. Lei ce n'è un altro, ce n'è. A me piace tantissimo e penso che sia una genialata. A te te piace? Pure tu l'hai provato? Che gusto l'hai provato? Stacchio. Molto, molto gustoso, molto buono. Molto buono, raga, voi dicono costano di pure loro. E mo ragazzi, proviamo la versione femminile, che è quella, che è la Bertolda, la Bagiana. Com'è? Stavolta fammela. Infia qua è questo rosa, diciamo. E che gusto è quello rosa? Cioccolato alla frangola. Cioccolato alla frangola. Proviamo cioccolato alla frangola. Ti è proprio così. E insomma, che cosa ci vuoi? Oh, adesso poi ci mettiamo, vedi che c'è. Se potremmo mettere sopra. Oreo, dente, cocco, riso soffiato. No, mettiamoci cocco, dai. Rosa e bianco. Se è proprio così, poi. Proprio così, così mi fanno arnasata proprio. E niente ragazzi, come avete visto, ho mangiato e vi ho fatto vedere i cosi così, qua con la cosa della bagiana, diciamo.
tutto molto buono, tutto molto, cioè erano fatti pure adesso, li hanno fatti proprio adesso, quindi lo senti che pure il caldo, il soffice è buono. È buono, buono ragazzi, venite qui dal Fallo, andando o trovate aperto, trovate. Ora vi metto qua sotto in descrizione il link di Instagram, tutte le pagine sue, quando vi, così andate a vedere e ci venite a mangiare. E mi raccomando ragazzi, se venite, taggatemi nelle vostre storie, mi raccomando ragazzi. Il riso succhiato. È cinese, diciamo. A posto. Eccolo. Ecco. Tu ce l'hai gialla, ce l'hai, amo? Tu ce l'hai rosa. Io ce l'ho rosa. Mo raga, proviamo a non sporcarci tutti con questa cosa. Speriamo che non si sporcamo. Vuoi assaggiare la mia? Assaggiare. Allora, bisogna levare così. Così. Com'è? Assaggiare la mia. Ma assaggiato, escila un poco. Vuoi assaggiare la mia? Escila un poco. Ma qui davanti a tutti. Esce un po' così. Amore, ma qui davanti sì, con vedi, col coso bianco proprio qua in punta a punta proprio. Così. Buona, io. Guarda, io. Magari qua di tutti i gusti che fanno. Ma va, faccio vedere. E queste ragazzi sono le nostre bagiane alla vaniglia e cioccolato rosa. E questo è tutto lo staff di Fallo, ragazzi, salutateli. Mi raccomando ragazzi, veniteli tutti a trovare a loro tre e piatevi il quello oppure la bagiana. E quindi ragazzi, come avete visto qua, se siamo magnati il coso e la cosa con i cioccolati strani, che però sono buoni ragazzi, devo dire, era veramente buoni. Quindi mi raccomando ragazzi, noi ci vediamo invece a un prossimo video che ancora non so quale sarà, ma ci sarà un prossimo video. E mi raccomando, se venite qui da Fallo, taggatemi nelle vostre storie, così vediamo poi che gusto vi piace averlo. Ciao cari!